Eccoci di ritorno nei nostri studi, continua la nostra Tutti in Piazza, cambiamo argomento, come vedete dal monitor alle mie spalle, un dramma senza fine. Ieri si è consumata la prima giornata di protesta, lavoratori che ancora oggi, parlo degli idraulici forestali della comunità montana Irno Soloflana, ancora oggi sono stati a Fisciano in protesta perché non ricevono lo stipendio da 17 mesi. Soldi che ci sono, soldi che sono disponibili, la Regione ha deciso di puntare sugli ex fondi FAS, anche se in questo caso siamo arrivati a questa decisione dopo mesi e mesi turbolenti in cui non si capiva a che fine potesse fare la comunità montana il settore forestale, anche qui scelte discutibili con Smartland, la ex consorziata della Regione Campania, acquisita in toto dalla Regione Campania, che ha raddoppiato i dipendenti e a cui sono state affidate l'antincendio e la forestazione, e quella va bene, addirittura pensate un po', riceve con soli 800 dipendenti rispetto agli oltre 4.000 della forestazione, quasi ben oltre la metà del contributo che ogni anno riceve il settore forestazione. Insomma, siamo in una regione in cui le cose continuano a restare, essere avvolte in una nube di mistero. Onorevole, ma si può lasciare 4.200 lavoratori senza stipendio da 15, 16, 17 mesi? No. No, non si può per una questione di serietà che la pubblica amministrazione, che il pubblico più che il privato, non può mai perdere di vista. Ci sono dei lavoratori che hanno firmato contratti. Io ho incontrato diversi gruppi, perché ogni comunità montana tra l'altro ha una sua organizzazione e una sua tipologia anche di rapporto contrattuale. Non è sostenibile che il pubblico assuma e contragga un impegno con i cittadini ritenendoli necessari per svolgere delle funzioni e poi non corrisponda né nella organizzazione delle funzioni di questi lavoratori né nel corrispettivo economico che necessariamente deve essere dato a questi cittadini, a questi lavoratori. Devo dire, secondo me, per onestà e per chiarezza, anche una cosa tra di noi. Noi veniamo da lunghi anni in cui, soprattutto nel mezzogiorno, la pubblica amministrazione è stata quasi considerata uno strumento di ammortizzazione sociale. Non è uno schema pensabile, non in una fase che è solo di recessione economica, non è uno schema più tollerabile in una condizione di modernità nella quale il pubblico deve essere economico, efficace ed efficiente. Per cui anche qui la serietà della politica sta prima di tutto nel prendere atto che questa situazione va governata. Intanto sanato un debito che si ha con i cittadini, che non solo rivendicano il diritto alla propria retribuzione, ma soprattutto rivendicano la possibilità di poter fare il proprio lavoro. Onorevole, una domanda un po' tendenziosa. Il centrodestra ha attaccato Bassolino ancora una volta anche su questa questione per aver contratto mutui ogni anno per pagare questi lavoratori, ma quantomeno i soldi arrivavano. Adesso, al di là degli ex FAS poi bloccati per il patto di stabilità, tra un attimo approfondiremo anche la questione, questi soldi non arrivano, mentre, ed è giusto pure far notare che dalla sera alla mattina si trovano 15 milioni per fare le regate nel Golfo di Napoli. Voglio dire, le due cose possono camminare di pari passo, cioè si poteva evitare di fare questo per destinare quei fondi ai forestali, o non è giusto fare un parallelo del genere? No, io credo ci siano delle priorità. Io avevo, prima di questa esperienza parlamentare, una esperienza in un'amministrazione comunale di una comunità di 12.000 abitanti. E però oggi, quando noi ci siamo trovati rispetto alle questioni della legge di stabilità, che pure prima sono state accennate, io che faccio parte della Commissione Lavoro ho ragionato insieme a tanti colleghi di quale dovrà essere la nostra azione parlamentare, che necessariamente dovrà guardare prima di tutto ai bisogni oggi di chi è più in emergenza. E su questo la possibilità di distrarre fondi, la politica, se vuole, ce l'ha. E quindi in questo caso noi ci dobbiamo chiedere se in Regione Campania è prioritario garantire una retribuzione minima, soprattutto a chi ha contratti di lavoro con la pubblica amministrazione, o se finanziare la Fondazione di Brunetta. Sono scelte. Assolutamente. Al di là della Fondazione di Brunetta, Michele, ci sono, Michele Caso ovviamente, ci sono anche decisioni che
agli occhi dei cittadini che molto spesso non lo sanno nemmeno, possono apparire poco chiare. Parliamo della questione, perché lo voglio dire, Tutti in Piazza è una trasmissione in cui noi andiamo nel cuore del problema per dirci le cose così come stanno, senza paura e senza remore. A Napoli è stata, c'era questa compartecipata della regione, la Smartland, non voglio ricordare male, che era sull'orlo del fallimento. La regione l'ha acquisita, gli ha dato a questi lavoratori competenze nell'antincendio e nel settore della forestazione, che venivano effettuati dai lavoratori forestali di tutta quanta la regione Campania. Lavoratori forestali che ovviamente, come i nostri telespettatori sapranno, sono principalmente avellinesi, irpini, beneventani, casertani, un po' non tanto napoletani. Invece in questa Smartland c'è di tutto e di più. Questa Smartland che improvvisamente si è ingigantita, ha assunto tante e tante persone e sta facendo il lavoro che prima facevano i forestali, tra l'altro finanziata con soldi regionali pagati puntualmente, che invece non arrivano alla forestazione. La fotografia è questa. Ovviamente, siccome le comunità montane hanno trasferito risorse, lo diceva bene prima l'onorevole, alle zone montane, Napoli si è attrezzata e si è costruito il suo panariello per... Tra l'altro era pubblico-privata prima. Sì, vabbè, poi si inventano di tutti. Quando dobbiamo trovare soluzioni poi si trovano, non è questo il problema. Figuriamoci se ci manca la capacità di trovare la ricetta. Il concetto è questo, che adesso abbiamo creato due grossi problemi. Uno con la struttura di Napoli, che vorrei vedere dove fa l'antincendio. E l'altra è che le zone effettivamente montane sono senza tutela e sono soprattutto con i lavoratori senza soldi. Poi ci lamentiamo se succedono i danni come a Sarno, le alluvioni, perché ovviamente ormai la natura ben fa reagisce a questa nostra indifferenza come uomini sul mondo, prima o poi ci riserverà qualche cosa, poi è inutile che piangiamo. Io credo invece che una buona programmazione, quindi le comunità montane non devono essere una forma di assistenza al precariato. Noi abbiamo tanto verde, è una risorsa immensa, immane. Noi la dobbiamo tutelare con le unghie, con i denti, perché è un patrimonio, è l'acqua, è l'ambiente, è la qualità della vita. Queste persone sono funzionali a questo meccanismo, però che Dio ci illumini, non li facciamo lavorare a dicembre e poi durante l'estate prende fuoco. Questo è un paradosso ed ecco perché ritengo che questo problema vada affrontato. E vada affrontato così come si sono impegnati nell'ambito del piano regionale. Cioè la regione deve fare, nei capitoli di bilancio del suo bilancio, prevedere il sostegno a questi territori attraverso quelle strutture. Poi facciamo i piani, finalizziamo con i piani, non con l'assistenza tout court. Stabiliamo che le comunità montane hanno degli obblighi, che sono quella tutela del territorio, l'incremento del verde, il turismo intrecciato a questo, diamogli dei compiti e facciamo i progetti, però lasciarle così credo che sia un delitto sociale. Anche perché l'avvertenza, e glielo chiedo da sindacalista, è la quanto di più atipico possa capitare. Abbiamo esempi di vertenze lampanti, fabbriche che chiudono, ne abbiamo viste tante, a cominciare dalla Irisbus, fabbriche che mettono in cassa integrazione, qualsiasi tipo di vertenza, però lavoratori che sono chiamati ad impegnarsi tutti i giorni a raggiungere il posto di lavoro, a svolgere le loro mansioni per le ore previste e poi non ricevono una paga per 15, 16, 17, 18 mesi, era una cosa a cui non si era arrivata, cioè sostanzialmente il punto focale con la protesta arrivata ieri a Fisciano, lavoratori che erano già scesi in piazza un anno fa, non deve spaventare più di tanto, perché è questa la normalità. Gente soprattutto monoreddito che non prende stipendio da 18 mesi, è chiaro che prima o poi arriva in piazza, come è successo ieri ed oggi a Fisciano, anzi viene da chiedersi come hanno fatto a resistere tanto tempo. Io sto imbarazzo a risponderle, perché la mia professione mi induce a mantenere una condizione di controllo rispetto a questo. Però come uomo dico che quello che sta succedendo è poco. La situazione è troppo delicata, per cui noi aggiungiamo a questa condizione alcune riflessioni che possono ulteriormente inasprire gli altri. La protesta di Fisciano può essere la prima miccia di una protesta, molto di una mobilitazione molto più vasta che rischia di prender corpo nei prossimi giorni? Qua le micce sono tutte accese, c'è quella un po' più lunga e quella un po' più corta. Questa a Fisciano ovviamente era miccia corta,
rispetto sempre ai 18 mesi relativamente, però ormai c'è tutte le comunità montane che stanno in subbuglio, non ce n'è una che sta tranquilla, ve lo diciamo da persone impegnate quotidianamente sul fatto. O il concetto qual è? Dire che qua siamo di fronte a un'operazione particolare significa accorciare tutte le micce e farle esplodere. Io ritengo che prima che si arrivi a questo si possa tranquillamente trovare una soluzione. La Regione può deliberare tranquillamente rispetto a questo. Ci stiamo giocando i fondi per lo sviluppo, questo è altrettanto vero, però ritengo che senso ha parlare di sviluppo se poi non c'è una società coesa, equilibrata, corretta. Io volevo fare una domanda all'onorevole Paris a proposito. I fondi ex-FAS nascevano, come dice lo stesso acronimo utilizzati, fondi per le aree sottosviluppate, quindi dovevano aiutare lo sviluppo. Sottoutilizzate. ne abbiamo fatti di tutte e di più, in passato sono stati anche utilizzati per il pagamento delle quote latte, quindi sono stati utilizzati per le cose più svariate. Adesso che servivano per dare un sostegno a questi lavoratori, erano stati stanziati 78 milioni per il 2013, di cui 18 avanzati dal 2012, improvvisamente questi fondi vengono messi a rischio dal patto di stabilità. Ormai i nostri concittadini, i nostri telespettatori, i cittadini irpini, ma di tutta quanta la nazione, sentono parlare di patto di stabilità, di soldi che ci sono ma non possono essere spesi, in realtà non riescono nemmeno a capire il perché. Sostanzialmente cerchiamo di capire qual è il motivo. La Regione ha questi soldi a disposizione, perché non può utilizzarli o attraverso in che modo può aggirare l'ostacolo? Posso permettermi di fare una premessa anche su questo? Assolutamente. Perché io continuo ad essere convinta che invece la politica abbia il dovere di assumere decisioni che siano autorevoli e siano funzionali al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Noi ci troviamo in questa condizione perché quando circa 2 anni fa la Banca Centrale Europea ci ha mandato una letterina e ha detto che avevamo una condizione di bilanci nazionali assolutamente devastata e devastante, noi abbiamo preso la lettera della Banca Centrale Europea e pensato di poter trasferire su tutti i nostri livelli amministrativi il limite alla spesa corrente, nonché alla spesa di investimento. Ora, in questo caso la politica ha scelto di abdicare ad una funzione. Oggi noi abbiamo un livello di vincolo alla spesa che riguarda la Regione, ma che riguarda anche i comuni. Una Regione Che riguarda anche il governo centrale. Ovviamente sì, anche il governo centrale, ma noi su questo abbiamo un doppio livello, perché sappiamo che la Regione Campania, se avesse voluto, avrebbe potuto, legiferando anche, assorbire e liberare i comuni dal loro vincolo sul patto di stabilità e caricarselo, avendo ovviamente una mole di spesa da gestire evidentemente più numerosa del comune di Bonito o del comune di Montemiletto. Tutto questo non accade, secondo me, sempre per incapacità della politica. Perché? Perché se l'Europa trasferisce alle regioni cosiddette obiettivo convergenza, che sono quelle meridionali, la cifra X, e chi questi soldi li deve spendere aspetta 2 anni e mezzo prima di capire se ci sono progetti finanziabili, di che dobbiamo parlare più? Anche lì dentro ci sono i soldi per questi stipendi, perché prima abbiamo parlato di progetti. Allora, cosa non può essere progettato rispetto ad un'attività di tutela del territorio, quale deve essere quella che fortunatamente continuano a fare i lavoratori idraulico-forestali? Ora, sarà che io ho avuto anche come attività lavorativa quella di poter verificare la programmazione della Regione Campania e soprattutto di occuparmi di costruzione di progetti di sviluppo locale. Io non voglio credere che ci sia un livello tale di ignoranza da non capire come questi soldi possono essere attratti e spesi, nonostante il lavoro che per esempio Barca nel ministro Monti ha fatto per questi nostri territori con una task force che rimetteva in circolo la possibilità di questa spesa. Allora, voglio dire, io credo che ognuno debba fare il proprio dovere. Se c'è un governo regionale che ha una disponibilità di fondi, non esiste un vincolo amministrativo se c'è la capacità della politica di governare la spesa pubblica. Si parla da più parti, che è un problema ovviamente regionale ma anche nazionale, perché sarà larga parte delle questioni che noi porremo anche ad un governo di larghe intese, che non si può nascondere dietro i vincoli di Maastricht.
Da più parti sì, anche il governatore Caldoro lo faceva con una dichiarazione all'ANSA qualche giorno fa. Si parlava di una possibilità di aggirare l'ostacolo facendo caricare questa spesa al Ministero della Coesione Sociale e quindi di farla slittare su quel patto di stabilità del governo centrale. Si può fare così o il governo regionale può decidere in autonomia e può trovare una soluzione anche in tempi rapidi? Guardi, io credo che la politica sia prima di tutto questione di volontà e questo è quello che ci insegna la storia dei nostri governi, ma è anche l'unico atteggiamento che noi possiamo avere verso il futuro. Io non credo e non voglio credere che non ci sia la possibilità di chi deve governare una regione complessa assolutamente, nelle grandi difficoltà in cui è la regione Campania, non ci sia la possibilità di individuare con i presidenti delle comunità montane, con gli enti comunali coinvolti, una possibilità di soluzione per svincolare, perché per un periodo sembrava anche che ci fosse la disponibilità delle banche a dare degli anticipi, dopodiché in quel caso per esempio la responsabilità non era più della regione, ma di come i sindaci avevano organizzato le presidenze negli enti e quindi di come si erano attrezzati nei consigli di amministrazione. Io credo che questa sia la politica che i cittadini non possono più accettare e su questo quello che io dico è che invece la politica, se ha la volontà di costruire cambiamento, queste scelte deve avere la responsabilità di assumersele a tutti i livelli. C'è un dato di fatto che emerge dalle parole dell'onorevole Paris, che noi abbiamo sempre affrontato le varie questioni sul territorio, chi da giornalista e chi da sindacalista lo ha fatto emergere più volte. Dal 2010, anno di insediamento dell'attuale governo regionale, si è cominciato a parlare di comunità montane come un problema, come una difficoltà, il settore forestazione alla stessa maniera. È da 3 anni che si dice che bisogna rivedere la legge, che bisogna trovare una soluzione per questi enti, che tutti insieme, soprattutto dopo lo studio di Stella e dell'altro del Corriere della Sera, sembrano essere diventati catalizzatori di sprechi. Si parla del settore forestazione come il settore dell'assistenzialismo, però in 3 anni, 3 anni e mezzo dopo, non si è fatto nulla come atto concreto, se non quella proposta di Pietro Foglia, che non è dato sapere dove è arrivata, se è stata approvata, se diventerà legge, se porterà a un cambiamento degli enti montani. Ma che cosa c'è da aspettarsi? Ma io, se non su questo capitolo dei lavoratori forestali, se non mettono mano direttamente alla cassa, noi, se aspettiamo legge, riordini, riassetti, sarà una mattanza sociale. Questo è poco ma sicuro. Questo è un problema straordinario che è in cottura da troppo tempo, quindi a male estremi, estremi rimedi. Si deve trovare la cassa per sanare questa partita. Se aspettiamo... Si può farlo in tempi brevi? Sì. Sì, si può fare tranquillamente. Il concetto è che si tratta di scegliere questi pochi soldi che ci sono, perché diciamoci la verità, non è che qua qualcuno sta nell'oro, che quali buchi va a parare. Quindi se si fa con occhio sociale rispetto a questo, la soluzione è fattibile. Se aspettiamo che, per esempio, con il patto di stabilità risolviamo il problema, noi non lo risolveremo per due fatti, perché qua c'è sul debito pubblico. Lo Stato c'ha il debito pubblico, le province c'hanno il debito pubblico, lo stesso vale per la regione e i comuni. D'accordo? Ormai era la cultura del debito. Noi compravamo a debiti, dice a rate, ok? Questa storia è finita. È la cultura italiana. Finita, ok? Finita. Come se ne esce? Con la gestione corrente. Se c'è una cosa, la compro. Se non c'è una cosa, non la compro. Il patto di stabilità l'hanno messo per arginare la spesa fuori controllo. Però attenzione, in termini di imprese e di economia, se io spendo per il consumo ha un senso, questo mi crea un debito, ma se io spendo per lo sviluppo, quello non può essere messo nel conto corrente. Questo è il problema non reale. Può rientrare nelle somme di patto di stabilità. Perché è un investimento, cioè se un'azienda investe e compra una struttura, un macchinario, quello non è un debito, fa parte contabilmente di un debito, ma diventa un capitale che poi di fatto gli fa... Questa scelta il governo la deve fare, cioè dobbiamo dire che i comuni, le province, al di là di che fine faranno le regioni, quello che spendono per le infrastrutture, che anche questo è il lavoro, oltre che progresso di una comunità, di un territorio, non può essere trattato come si vada a comprare le noccioline al mercato americano. Questa è la scelta, la si fa, prima la si fa e prima arriviamo. Ma noi siamo in questa situazione perché Bassolino
per 10 anni ha affrontato male il problema contraendo mutui e quindi gravando per pagare questi lavoratori, o siamo perché c'è disattenzione da parte di questo governo regionale? Io capisco che tu da giornalista mi metterà dentro sta benetta polemica. No, sei la quarta volta che mi fai questa domanda. So già che cosa ne pensa l'onorevole Paris, che abbiamo sentito Giovanni D'Ercole qualche giorno fa, su che cosa ne pensava. Tra centrosinistra e centrodestra si scaricano spesso. Credo che smentirei me stesso dicendo che la polemica mi interessa poco, l'ho detto prima, lo continuo a dire. Ritengo una cosa però, per essere obiettivi, che in questo sistema democratico l'alternanza c'è stata un po' dappertutto. Nelle regioni rosse sono arrivati quelli del centrodestra, nelle regioni di sinistra e viceversa. Credo che il debito pubblico nessuno stia inattivo, cioè è la mentalità con cui è stata fatta le scelte della politica in generale, tanto per essere chiari. Ora, in un momento in cui vanno tutti d'amore a livello nazionale d'accordo, mi sembra che il problema, questo potrebbe essere un momento buono per fare delle scelte, proprio perché al di là dei distinguo, delle diatribe interne ai partiti, delle correnti, del tesseramento e via discorrendo, c'è un'unità nella gestione. Al governo sono due forze importanti di questo paese. Su cose strutturali ci possiamo mettere d'accordo o no? E dare una svolta. Poi, a livello regionale però non si parla tanto di differenza tra centrodestra e centrosinistra quanto tra zone costiere e zone interne, come al solito. Credo che sia più questa la vera gestione, perché dentro le zone ci sono le persone, ci sono le scelte, ci sono le economie. I partiti sono lo strumento per arrivare alla gestione di questi benti problemi. Spesse volte sentiamo di filtri, di flirt, sentiamo di tutto, però ovviamente il concetto qual è? Chi ha chi la responsabilità? La responsabilità di governare e di fare le scelte. Onorevole Paris, ma davvero siamo destinati a soccombere perché siamo pochi in un territorio vasto? Ma io credo che dovremmo essere capaci invece di attrarre. Ci credo molto, non è uno slogan, nel senso che quello che a me oggi risulta difficile da accettare è pensare che per il futuro la qualità della vita di questo paese sia andare ad affollare le periferie delle 4-5 grandi città. Io la trovo una prospettiva deprimente, per cui ritengo invece che il nostro obiettivo debba essere quello di dire che con le infrastrutture su cui per esempio il patto ha lavorato meglio di altri, c'è la possibilità, soprattutto rispetto ad un paese che cambia, ad una finanza mondiale che ti spinge ad essere connesso H24, rispetto a tutte queste trasformazioni, probabilmente vivere in una piccola comunità in cui c'è più solidarietà, una qualità della vita migliore, forse invece è un investimento che vale la pena fare ed è un'opportunità anche per chi invece in passato da questo tipo di qualità della vita è scappato, pensando che se non eri al centro della grande metropoli eri fuori dal progresso. È un ragionamento che si fa da tempo, si ascolta da tempo, però atti concreti in tal senso ne riusciamo a fare ben pochi, anche come politica, anche come istituzioni irpine, d'accordo? Penso sempre che la differenza la fai se c'è coerenza tra quello che dici e quello che poi pratichi. La politica e le istituzioni hanno avuto deleghe in bianco per decenni e pochi hanno verificato anche quanta coesistenza c'era tra il pubblico e il privato. Una delle grandi questioni di genere poste storicamente era proprio quella di dire che il pubblico è privato, per cui soprattutto se sei pubblicamente esposto non deve valere tanto quello che dici, ma come ti gestisci nel tuo privato. Probabilmente se in passato qualche verifica rispetto a chi ha governato e chi ha amministrato fosse stata fatta, si sarebbe capito chi dice che le aree interne possono essere veramente la forza di questo paese, chi nel mezzogiorno crede e vuole investire, è che invece o non lo ha detto, o se lo ha detto, lo ha detto con la superficialità dello slogan necessario per le campagne elettorali. Io credo che la differenza oggi, a distanza di 20-30 anni, sia fattibile. In questo paese, nonostante oggi ci siano le larghe intese, io non posso rinunciare a dire che chi ha consentito alla Lega di governare ha consentito che i fondi FAS fossero utilizzati per le quote latte del centro-nord e non per il mezzogiorno e non per il corridoio 8 e non per tutto quello che invece doveva riguardare il modo in cui si costruiva una prospettiva per le zone appenniniche e per il mezzogiorno di questo paese. Ad oggi, dopo 20 anni in cui nessuno è immune da responsabilità, forse però un minimo di storicizzazione e di bilanci secondo me possono essere fatti.
Tornando un po' sull'argomento che è poi quello di questa nostra seconda parte, un dramma senza fine, Michele, questa vicenda dei lavoratori forestali è solo la punta di un iceberg, perché alla base ci sono i lavoratori della Irisbus che rischiano da qui a 6 mesi di andare in mobilità, ci sono i lavoratori della Saira che in mobilità ci sono già, ci sono i lavoratori dell'ASM che potrebbero andare in mobilità dal 1° dicembre, decine e decine se non centinaia, migliaia di lavoratori, di padri di famiglia, e spesso si tratta di famiglie monoreddito che vivono ovviamente, stanno lì lì per rimanere in grossa difficoltà, e voi ovviamente da sindacalisti che vivono ogni giorno la dura realtà di questa provincia ne sapete molto di più, ma di qui a qualche mese rischiamo davvero di ritrovarci una situazione non più governabile, come si va dicendo pure da tempo? Noi siamo ancora in piena bagarre sociale, in piena bagarre di crisi. Al di là delle dichiarazioni, gli elementi di un'economia che ci fanno guardare con un po' con ottimismo non li vediamo, non li leggiamo nella sostanza, perché non cresciamo con il PIL, non cresciamo con la produzione, c'è un po' di export, però tra quello che il nostro PIL è fatto della produzione che noi facciamo, il 20% per l'esportazione, l'80% per i consumi interni. Di conseguenza noi potremmo anche aumentare l'esportazione, potremmo arrivare al 25%, però poi il 75% resta all'interno del paese, quindi se un paese non cresce per se stesso è difficile che possa creare per l'altro. Oggi lo spartiacque è fatto in due. La parte privata tutto sommato regge perché ha un sistema di tutele sociali più forte rispetto agli altri, cosa che non c'è per tutto quello che dipende dallo Stato in quanto tale. Chi intende per sistema di tutele sociali? Parliamo degli ammortizzatori. Parliamo delle forme di sussidio, di e supporto. Poi si grava però sempre sulle casse pubbliche. Perfetto. No, attenzione però, che molti di questi soldi, tipo la cassa integrazione, non è pagata allo Stato, è pagata dall'INPS, ma con i soldi che versano le imprese. No, 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 andiamoci piano. E la gestione dell'INPS è fatta da soldi che mettono direttamente i lavoratori là dentro, per la pensione, quindi sì. No, c'è anche la quota, c'è una quota che le aziende versano per la cassa integrazione, che se non gli serve è un dato fisso che va versato. Io prenderei, senza voler entrare nello specifico, prenderei un'azienda come la FMA che è in cassa quanto integrazione. Quanto versa e quando ne prende? Che è in cassa integrazione da 6 anni, 2.000 lavoratori in cassa integrazione da 6 anni, parliamo di qualcosa come 300.000 euro al mese. Fate un po' voi i conti, siamo 3 milioni e 6 all'anno, quasi 4 milioni all'anno, certo. Per 6 anni sono 24 milioni di euro. Sfido chiunque a pensare che solo Fiat per la FMA abbia versato tutti quei soldi. Però siete benevoli con me, non volevo dire che la cassa integrazione non costa allo Stato, per carità. Volevo dire che c'è una compartecipazione rispetto a questo, ma che comunque il peso non si sente nei confronti della società, perché i lavoratori sono comunque in un certo modo tutelati. Tanto è vero che dopo che erano terminati alcuni strumenti ce ne siamo inventati un altro, quello in deroga, la cassa integrazione in deroga, a cui attingerà anche Irisbus tra poco. Mentre nel pubblico questo non c'è, o tutto quello che dipende dal pubblico, noi non abbiamo nessuna forma di aiuto, e di conseguenza se ci sono i soldi paghi, se non ci sono i soldi non paghi. Il debito pubblico è quello che è, quindi noi tra poco arriveremo. Guardate che anche alcuni comuni non stanno pagando i dipendenti da più di qualche mese. Quindi abbiamo visto il comune di Prata qualche giorno fa, ma tanti altri. Andretta, diversi comuni hanno avuto problemi, quindi credo che questo sia... Sfuggito un'Andretta che qualcuno avrà sentito. No, l'ho detto, quindi non è che... l'ha detto un po' tra i denti, magari lo approfondiremo per il telegiornale di domani. Direttamente, cosa superata perché hanno regolarizzato. Però voglio dire, questi sono gli elementi, ne possiamo dire 10.000 di elementi che segnano l'allarme. Il vero problema, la prossima emergenza sarà tutta sul pubblico impiego. Onorevole, per concludere, io ho ancora un minuto per questa nostra seconda parte. Ho tenuto fuori dalle varie vertenze quella dell'isochimica, che però ci rientra ampiamente, anche se parliamo di una vertenza anomala anche qui, perché non si tratta di posti di lavoro da recuperare o di aziende da rilanciare, ma si tratta di ridare dignità a tanti lavoratori che si sono ammalati perché hanno lavorato con l'asbesto e quant'altro, e che rientra anche un po' nel discorso che faceva Michele Caso, perché se l'INPS paga la cassa integrazione, se l'INPS continua a pagare milioni e milioni per lavoratori che, di grandi aziende che magari vengono lasciati a casa senza lavorare, va in difficoltà e non riesce poi a pagare prepensionamenti come richiesto da quelli dell'isochimica. Tra l'altro ieri c'è stato questo incontro in commissione lavoro col ministro Damiano.
Ma proviamo anche qui a storicizzare un po', nel senso che in passato noi abbiamo avuto un sistema previdenziale che prevedeva e che ha previsto pensioni d'oro, baby pensioni, e prevedeva sostanzialmente una previdenza equiparata a quello che veniva retribuito al lavoratore. Oggi noi siamo, ed è stata anche questa una rivoluzione copernicana che però è passata abbastanza sotto traccia in questo paese, ad un altro tipo di sistema, che è quello contributivo. Ovviamente la riorganizzazione dell'equilibrio tra questi due sistemi crea non solo nella struttura IMSS, che è anche una struttura piuttosto pachidermica e che per tanti aspetti andrebbe ammodernata, visto che noi abbiamo dati informatizzati solo degli ultimi 10 anni e il resto sono faldoni di carte. In quei faldoni di carte c'è il pezzo che riguarda i lavoratori dell'isochimica che in quell'azienda hanno lavorato 8 anni, che hanno il riconoscimento della malattia, hanno il curriculum, ma non hanno, rispetto alla riforma Fornero per quello che riguarda la parte della previdenza, soprattutto in relazione all'aspettativa di vita, il numero di anni lavorati che gli consenta la messa a riposo. Ora, questa è una barbarie perché anche in questo caso noi parliamo di persone malate che tra l'altro all'epoca avevano commesse per un'azienda che era pubblica, e anche in questo caso il pubblico ha il dovere, esattamente come stiamo provando a fare dopo aver prodotto il dramma degli esodati, di rendere conto e restituire dignità a chi ha lavorato per lo Stato. Ora, anche qui, potremmo dire che, stanti le leggi attuali, questi lavoratori se lo possono sognare. Perché, per come oggi è organizzata la normativa, noi non abbiamo nessuno spiraglio. Lungi da me creare aspettative, ed è stata la scelta che soprattutto con loro, perché oramai ci conosciamo da diversi mesi, ho fatto dal primo momento. Queste non sono questioni su cui si aprono aspettative, si fanno regali o si disegnano sogni. Queste sono situazioni nelle quali si va con i piedi di piombo, per cui ieri c'è stata un'audizione informale in Commissione Lavoro con il Presidente Damiano. Noi abbiamo ascoltato e diciamo preso atto in maniera formale, perché non basta che il deputato del tuo territorio sappia la cosa per andare a bussare alle porte dei ministeri e cambiare le carte in tavola, è necessario che il legislativo assuma in maniera formale le informazioni e decida, perché anche qui è una questione di volontà politica, come e che possibilità ci sono per rivedere la norma se è necessario o se, stante la norma, è possibile di fatto restituire dignità a questi lavoratori. Questo è il nostro lavoro, questo siamo deputati a fare. Speriamo ovviamente che possano arrivare risposte anche per i dipendenti isochimica. Noi ci fermiamo di nuovo, ma rimanete con noi per un'ultima parte di discussione dedicata stavolta ai temi della città capoluogo, dove oggi, lo avete sentito dai nostri notiziari, c'è stato un blitz delle forze dell'ordine e dei carabinieri nello specifico contro l'assenteismo, ma non è assolutamente questo il problema. Si parla di dissesto, si parla di un'amministrazione che dopo qualche mese di attività, da quando è in carica, sta facendo poco nulla. Si parla di una città che si ritrova con tanti problemi, tanti debiti e con poco da costruire. Rimanete su Media 3.